Buonasera, ben ritrovati amici di Teleprima e della Juve Caserta. Le avete viste le immagini, i momenti finali della vittoria della Pastareggia di Coach dell'Agnello sulla Virtus Bologna. Oggi una puntata speciale per vari motivi, per l'ospite che c'ha, per gli ospiti che abbiamo. Presento prima di tutto, come di consueto, Roberta Bompane. Buonasera. Buonasera ai nostri telespettatori. E andiamo direttamente da Giuseppe Bernardo che ha cambiato postazione. Buonasera Giuseppe. Buonasera Marco e Roberta. Stasera dovrai fare più cose, mi Giuseppe. Mi trovo a disagio in questa. Sei consapevole di questa sì. Cosa? Presentiamo subito i nostri ospiti. Siamo con Mike Downs, guardia ala della Juve Caserta. Ciao. Hi Mike. Ciao. E Alessandro Aita, il giornalista di Daily Basket. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti ragazzi. Cominciamo con Mike. Dopo una partita difficile gli chiediamo come è stato dover riorganizzare tutto nell'ultimo quarto, nell'ultimo periodo, dopo un terzo quarto disastroso. Mike, tough game, we said that after third period, not so good. Yeah, it was a tough game, you know. Bologna is a good team, even though their record's not the best. You know, they play hard and they play strong defense, so we knew we were going to have to fight to win. Ha detto che Bologna non era una squadra facile da affrontare, nonostante la classifica non sia buona nei suoi confronti, però hanno giocatori validi e quindi si aspettavano una gara così dura, insomma. Alessandro, un terzo quarto terribile, quello di domenica, quello che abbiamo visto al Paramaggio con un parziale di 7-18. Beh, terzo quarto che non è stato dei migliori, e utilizziamo un eufemismo. Caserta non riusciva a trovare le soluzioni offensive, era un cane che si mordeva la coda praticamente, perché non si riuscivano a costruire i tiri da tre ottimali, non si riusciva ad andare in penetrazione. In 7 minuti e mezzo sono stati segnati 2 o 3 punti, non ricordo bene in questo momento. Fortunatamente però negli ultimi 10 minuti la squadra è rinsavita e, apro parentesi, Sandro Dell'Agnello si è non lamentato, però ha voluto mettere proprio il punto sul terzo quarto della Juve Caserta durante la conferenza post partita, e direi che è stato meglio così rispetto che esaltare la vittoria non bellissima. Fortunatamente nell'ultimo quarto sono tornati i giochi, è tornata la produttività offensiva grazie anche a Mike Downs qui di fianco, che ha segnato dei punti decisamente importanti, oltre a piazzare la stoppata decisiva su Michele Vitale. Su Michele Vitale l'abbiamo vista, l'hanno vista anche i tifosi, l'hanno commentato, ne parleremo anche dopo. Come di consueto abbiamo una copertina, che dobbiamo regalarla se non a Mike Downs che è qui con noi, la vediamo e la commentiamo insieme. Più passa il tempo e più il 206 nello 0823 sembra starci a pennello. Che ne dica l'aritmetica, Caserta sorride con i suoi gioielli di Seattle e con Peyton Siva brilla anche Mike Downs. Il biondino gioca da guardia e da ala, sempre con gli stessi risultati. Tra i massimi marcatori della Juve nella stagione in corso, terzo, appena dietro Cinciarini e Siva, Mike confeziona contro la Virtus Bologna una prestazione tonda e vincente.
17 punti in 37 minuti con 3 su 8 da 2, 3 su 7 da 3 e 2 su 2 dalla lunetta. Nei secondi finali 7 rimbalzi, 5 assist e 3 palle recuperate per un complessivo 22 in valutazione. Partita gagliarda in entrambe le fasi di gioco, in difesa tiene chiunque, che sia Esbrook o Vitali, Ray o addirittura Fontecchio e Odom in alcuni frangenti di gara. Che sia il principale terminale offensivo della pasta reggia non è più un mistero, lo dimostra il timeout disegnato alla fine con la palla nelle sue mani, anche se poi ad approfittarne è Gadefors che taglia l'area e si prende l'ultimo tiro servito dal compagno. La stoppata sull'ex Michele Vitali mette il punto esclamativo su una delle prestazioni più complete, fin qui scritte al referto, dal numero 1 della Juve. Downs e Ongiolli sempre a disposizione nel mazzo di carte di coach dell'Agnello. Il suo talento può decidere le partite più dure che Caserta dovrà giocare nelle prossime settimane per capire se è davvero possibile infilarsi nei primi 8 posti della classifica, per scoprire davvero se si può essere eroi. Mike, how was your personal match? Chiediamo com'è stata la sua gara personalmente, individualmente. You know, I felt I played a pretty good game, you know, all around. I did a lot to help the team and I showed in the statistics, you know, I made some good plays for us down the stretch to help us win and most of all that's the most important, you know, to get the victory. Dice che la sua partita l'ha soddisfatto molto, è riuscito a fare diverse cose, non solo segnare, che è la cosa che gli riesce più facile, però ha aiutato la squadra sotto diversi aspetti, quindi questo lo fa sentire meglio e poi ha piazzato la stoppata finale, quella è la cosa che ha fatto vincere la gara, insomma. Alessandro, hai anticipato già qualcosa prima, però adesso commentiamo insieme la partita di Mike Downs. Con l'aiuto della regia ci invieranno adesso una schermata con i numeri. Beh, allora, la partita di Mike Downs è stata per me uno degli specchi della sua stagione, perché escluse le prime giornate dove doveva recuperare dall'infortunio al piede, Downs è stato sempre uno dei terminali offensivi di questa Juve. È riuscito sempre a mettere tutto a disposizione dei bianconeri e, come ha detto, e non è soltanto stato in occasione della gara con Bologna, ha sempre cercato di fare tutto il possibile per la vittoria, segnando, prendendo rimbalzi, dando assist. L'ultima azione, come abbiamo detto, come abbiamo visto anche durante il video di recap su Mike Downs, è emblematica. Ha preso l'ultimo possesso cercando di trovare l'uomo libero per il canestro decisivo. Possiamo dire che lui e Siva sono tranquillamente gli alfieri di questa squadra, gli ultimi tiri vanno sempre e comunque a loro, o almeno gli ultimi possessi. Non solo interprete, come ogni settimana Giuseppe Bernardo raccoglie per noi sui social network i commenti e quello che accade. Sì, e stavolta la mia nuova postazione, partiamo come sempre dalla pagina Facebook della Juve Caserta, perché sono stati molti i commenti che sono stati scritti sul post appunto della vittoria. Serena che dice: vittoria da cardiopalma negli ultimi secondi come sempre, ma noi casertani siamo abituati, e che bel San Valentino, anche il tifo si è fatto finalmente sentire. E poi c'è Piero che da fuori dice: anche da Brescia sempre forza Juve Caserta. E Rosario dice: stasera da Milano forza Juve Caserta. E si aggiunge anche Luca, Michele, che dice: da Varese sempre forza Caserta. Quindi tifosi che seguono la Juve da tutte le regioni d'Italia, purtroppo emigranti. E poi andiamo a vederci, a gustarci le foto della serata che ha scattato il nostro amico Gennaro Buco. Questa cominciamo appunto con la foto del nostro ospite Mike Downs in schiacciata contro Michi Vitali, e poi il colloquio pre-gara tra Santo Dell'Agnello e Nica Metrevelli. Nel dopopartita, anzi ieri sera, è arrivato il comunicato che appunto ha sancito sostanzialmente la fine della stagione di Metrevelli, 8-10 settimane. Probabilmente i due stavano parlando di quelle che erano le sue condizioni. E poi il rientrante Daniele Cinciarini, che è stato importante con il suo tiro dall'arco, e qui probabilmente una dedica dopo la tripla che abbiamo visto in precedenza. E poi questa è una delle azioni che mi ha fatto sorridere, perché questa è una sorta di placcaggio di Abdulghedi a Petonsiva, i due sono anche tra l'altro molto amici, ed è un'azione che mi ha fatto sorridere anche in telecronaca. Con Rosario Pascarella abbiamo riso molto di questa azione, perché sembrava proprio volesse placcarlo. E poi questa è il frame più importante, la stoppata che Mike ha piazzato contro Michi Vitali, e poi l'applauso del presidente Iavazzi dopo la partita. L'abbiamo visto anche nelle immagini di prima, era molto molto contento. Prima di vedere le schermate riguardanti i risultati e la classifica, voglio chiedere a Mike una curiosità, visto che abbiamo visto Peyton. How is
play with Payton? Com'è giocare con un giocatore come Siva? It's great, you know, he's a really talented point guard. He gets a lot of us involved and gets a lot of us easy really baskets. So, you know, it's really fun to play with him and, you know, we're a much better team when he's on the floor. Dice che chiaramente gli piace giocare con Payton Siva perché è un giocatore in grado di far girare meglio la squadra, è uno che sa fare le giocate importanti, sa dare spettacolo, però la cosa che è più importante, lui dice, quando lui è in campo la squadra gioca meglio. Allora vediamo i risultati, sorride ovviamente la Juve Caserta che ha battuto la Virtus Bologna con la classifica, eccoli qui, Venezia-Sassari 70-74, Trento-Avellino 68-80, Pesaro-Reggio Emilia 90-80, Brindisi Cantù 86-68, Caserta Bologna 69-65, Varese Capo d'Orlando 81-82, Cremona Torino 66-50, Pistoia Milano 80-85, per una classifica che si delinea in questo modo in vetta un terzetto con Milano, Cremona e Reggio Emilia a quota 28, poi a 24 Avellino e Pistoia, a 22 Trento e Sassari, a 20 c'è Brindisi con Venezia, poi Caserta a 18, dopo Cantù a 16, Pesaro a 14 con Varese Capo d'Orlando e Bologna e in ultimo Torino. Alessandro, una classifica con tanto equilibrio. Sì, classifica con tanto equilibrio, tanto è vero che Caserta non sa ancora, praticamente a 10 giornate dalla fine, a cosa può pensare, perché i playoff sono lì, praticamente, ha soltanto 2 punti e sinceramente con tutti gli infortuni che ci sono stati durante la stagione, possiamo dire che non se l'aspettava quasi nessuno. In pratica i bianconeri sono stati bravissimi a cercare di fare quadrato sempre e comunque senza tener conto appunto di questi infortuni. A 10 giornate dalla fine è ancora tutto aperto, il destino è nelle mani e ci sono delle squadre che hanno speso molto molto di più rispetto ai bianconeri che sono sotto. Va a vedere Cantù che in questo momento è 2 punti sotto Caserta che ha anche una giornata da recuperare. Caserta è vicina ai playoff, noi parlando con i giocatori spesso ascoltiamo proprio da loro, noi ci crediamo, siamo convinti di poterle raggiungere, chiediamo allora a Mike che è qui con noi. Mike, playoff is near Caserta, do you believe in that? Yeah, I think we can make the playoffs, you know, we have a really strong possibility, you know, if we keep playing the way we're playing as of lately, you know, strong on defense and, you know, really sharing the ball on offense and just being a team, I think we have a great chance of making the playoffs. Dice che ovviamente ci crede perché la squadra ha dimostrato di essere in grado di giocare ad alti livelli. La cosa più importante, lui dice, dobbiamo passarci di più la palla, difendere, sono quelle le chiavi che caratterizzano il gioco dell'Agnello e chiaramente la classifica in questo momento dà ragione a quanto dice lui, quindi loro ci credono e non potrebbero fare altrimenti, insomma. Io invece vorrei chiedere sempre allo stesso Mike, appunto parlavamo degli infortuni poco fa, se appunto gli infortuni invece che essere una mancanza per questa Juve, se sono stati un qualcosa che l'hanno spinti ancora di più a poter dar meglio. He's asking if the injuries pushed you to take more responsibilities. Yeah, I think everyone's kind of thought that a little bit. You know, we're all professionals and when someone goes down with an injury, especially an important player like Payton early in the season and you know, other guys have had little things going on. Victor had his little health issue and now Nika is hurt. You know, everyone's kind of felt the pressure a little bit to step up and give more to the team, you know, because we're one man down. So, but I think we've done a good job of handling the situation. Dice che chiaramente gli infortuni hanno motivato molto la squadra perché si sono fatti male praticamente quasi tutti a intervalli e lui dice quando vengono a mancare dei giocatori è chiaro che altri vengano responsabilizzati maggiormente, devono appunto giocare più minuti e quindi avere più responsabilità e questo lui dice siamo dei professionisti e quindi se qualcuno di noi si fa male noi siamo lì pronti a coprire il posto che loro hanno lasciato, insomma. Oltre alla pronuncia anche un'ottima memoria. Fantastico. Alessandro, abbiamo parlato di infortuni, ovviamente nei Treveni, noi l'abbiamo saputo domenica, pochi minuti prima della partita, ieri il comunicato ufficiale, come ricordava prima Giuseppe, Caserta è sul mercato? Sì, Caserta sta cercando di monitorare qualcosa sul mercato, ovviamente si guarda alla Lega 2 perché almeno in Serie A non ci sono in questo momento dei lunghi italiani che possono sostituire Nika Metreveli e magari un obiettivo che potrebbe essere perseguibile anche se si dovrebbe sperare nel brutto destino da parte di una squadra può essere Dendiliegro a Siena perché Siena non naviga in ottime acque in questo momento, sta avendo dei problemi finanziari e quindi un lungo come Diliegro, anche lui italiano, italo-americano,
potrebbe far comodo come terzo lungo, perché in questo momento c'è soltanto Hunt come lungo vero e proprio, e ci sono Gad Deforce, Bobby Jones, che non è un 4 vero, e anche lo stesso Mike, che ogni tanto deve darsi da fare in quello spot. Credi che Caserta debba aspettare a questo punto di vedere come vanno le prossime partite, di vedere se davvero si può credere nei playoff, o un colpo va preso, insomma, un giocatore va preso adesso? Io cercherei di prendere un qualcuno che possa dare una decina di minuti di qualità, perché se alla fine arriva un Ant che fa due falli dopo 5 minuti, rischi veramente di essere con l'acqua alla gola sin dall'inizio della partita, mentre invece con un lungo in più o lo stesso Ant può difendere al meglio, perché sa che c'è un backup che può entrare in campo al suo posto e rendere per la Juve Caserta. Io vorrei fare invece anche un'altra domanda riferita agli infortuni allo stesso Mike. Vorrei chiedergli, lui è stato il primo che si è infortunato in casa Juve Caserta, e le sue prestazioni a inizio anno erano oggetto nel caso di qualcuno che storceva il naso. E quindi volevo chiedere, lui come ha vissuto questa situazione, se è riuscito, se è stato tranquillo, ha aspettato il suo momento, e se quindi poi è stato contento nel dimostrare a tutti il suo valore. He asks, you've been the first one to be injured in Caserta. Perfetto, did you leave the first period of the season when you came back just for the first game and no training? You know, just I was working, you know, I was doing stuff in the pool and doing some other stuff to, you know, rehab my foot and get everything back healthy. You know, our trainers did a good job in getting me healthy, and you know, I think they've done a pretty good job of trying to maintain. How was to wait to play to get the best the best shape? Colloquio a due ormai. Just you gotta play, man. You gotta practice, and coach has done a really good job with maintaining our practices and you know, getting everybody in shape, and that's probably okay. You know. Dice che non è stato facile, chiaramente, perché farsi male poco prima dell'inizio, appena arrivato, e poi aspettare tutta la preparazione non è facile, però lo ha aiutato moltissimo lo staff, che lo ha, diciamo, messo nelle condizioni ideali per rientrare in campo, e soprattutto grazie al lavoro che ha svolto anche in piscina. Poi ho chiesto com'è stato aspettare diciamo, di rientrare in forma. Lui dice: io l'unica cosa che potevo fare era lavorare, ed è quello che ho fatto, e poi alla fine i frutti si sono visti, insomma. Gli chiediamo anche, senza Metravelli, come faranno per aiutare Dario Ante, che è rimasto l'unico pivot. Abbiamo anche le immagini, chiedo scusa, la schermata con i numeri della sua partita. What are you gonna do to help Dario? Because we are not, we haven't pivot now without Metravelli. Yeah, you know, everybody's gonna have to step up a little bit more. You know, me, Bobby, you know, Victor, you know, Tommy's gonna have to stay ready and really focus on and practice and, you know, be ready if his name gets called. But everyone's gonna have to step up and be a bigger presence in the paint, and you know, help rebound and help play defense inside. And you've been through these already. Yeah, we've been through it. You know, we've been through everything this year so far. Everyone's had some type of injury or illness or something's gone on with whatever. But you know, it's been a tough situation. But like I said, we've done a good job. Allora, lui dice, chiaramente lui insieme a Gad, forse a Bobby Jones, sono chiamati a giocare molti più minuti e dare una mano, però lui dice c'è anche Ingrosso che deve essere pronto laddove coach dell'Agnello chiami il suo nome. E poi ho detto, ci siete già passati per tutta la stagione in situazioni di emergenza? Dice sì, alla fine non è nulla di nuovo. Infortuni siamo... non solo, ha detto, è anche qualcosa altro sì, che è capitato durante il percorso. Ma per me è stata proprio questa la grande forza della Juve Caserta. Non si è mai cercato una scusa con gli infortuni, si è sempre lavorato duro, si è sempre cercato di fare tutto per vincere, si è visto tantissimo carattere da parte dei bianconeri, che può essere anche lo specchio del carattere di Sandro Dell'Agnello, che quindi ha saputo infondere questo lato di sé a tutta la squadra, e quindi la Juve ha sempre sputato sangue quando c'era bisogno, cioè in ogni partita. Alessandro, Bobby Jones può fare il pivot per aiutare la squadra? Penso che sia una situazione un po' d'emergenza, perché Bobby nasce dalla piccola, almeno in America, in NBA. Si è adattato a fare il 4 con discreti risultati anche in Italia. Potrebbe essere provato per pochi minuti in una situazione d'emergenza. Si potrebbe cercare appunto un quintetto con quasi tutti che hanno un buon tiro da fuori, però non credo che sia una soluzione a lungo termine, che possa essere proposta per più di 6-7 minuti nell'arco di una partita. Noi abbiamo vinto un derby ad Avellino con Luigi Sergio, che giocava qua. Ce lo ricordiamo? Chi se lo ricordo, non ce lo dimenticano più. Vediamo le interviste. Coach Valli, prima di lui coach dell'Agnello, poi torniamo a commentarle in studio.
Non è stata un'altra vittoria lottata, perché l'ultima era stata, direi, meritata per tutti i 40 minuti, perché con Cremona avevamo dominato la partita, quindi non l'avevamo lottata fino alla fine. Oggi abbiamo fatto un terzo quarto scellerato, abbiamo fatto il contrario di quello che volevamo fare, non per cattiva volontà, ma anzi l'opposto, per recuperare la partita che ci stava sfuggendo di mano, la voleva recuperare in 20 secondi invece che aspettare magari i 18 minuti che mancavano, e abbiamo fatto il contrario. Il quarto quarto secondo me è stato bellissimo, parametrato a tutto l'andamento della partita, perché dopo un terzo quarto così orribile siamo riusciti a fare 22 punti passandoci la palla. Cioè, cosa voglio dire? Non abbiamo trovato un giocatore che ne ha fatti 15 in un quarto e ci ha risolto la partita, ma ce la siamo passata e tutti abbiamo messo le condizioni ai compagni di segnare. Poi, come ho detto onestamente prima, abbiamo vinto, siamo strafelici, ma se avesse vinto Bologna avrebbe meritato quanto noi. Quando uno fa sport deve sempre pensare a fare l'impossibile e tutto quello che può fare. Per questo io dico sempre, proviamo a vedere una partita alla volta. Innanzitutto non siamo purtroppo ancora salvi, perché quelle dietro continuano a vincere, anche se è vero che nell'otto di quelle che ci salviamo ci sono adesso dei roster, vedi Cantù, vedi Torino, aiutatemi voi, che sono da primi posti. Quindi, la stessa Pesaro, che ha preso Austin Day, che è un fuoriclasse NBA. E però è anche vero che noi, insomma, se non sbaglio, siamo 4-6, 5-7 nelle ultime. E insomma, cerchiamo ora di star svegli, cosa che abbiamo fatto male queste due settimane, perché purtroppo, come sapete, abbiamo due settimane per la prossima partita. Faremo due partite in un mese, è una cosa allucinante per chi fa sport professionistico. Alla fine gioca molto la componente fortuna. Credo che nel primo tempo dovevamo adeguarci immediatamente alla felicità di Caserta, perché è stata permessa, e quindi dovevamo farlo alla svelta anche noi. L'abbiamo fatto nel secondo tempo, giocando un bellissimo secondo tempo, però se vuoi vincere in trasferta, in squadre come questa, con grande esperienza, devi giocare 40 minuti. L'avete visto tutti, purtroppo ha tirato marcato, si lamentava di un fallo, è difficile che ti fischiano un fallo su un tiro da fuori in questi frangenti. Ma l'importante è non demoralizzarsi, l'importante è stare uniti, perché purtroppo queste sconfitte, sicuramente la squadra sale di colpi e di livello, però le sconfitte lacerano un po'. Adesso abbiamo due settimane di sosta perché c'è la Coppa Italia, dobbiamo ricaricare batterie, anche se il calendario è impietoso, perché abbiamo Milano e andiamo a Sassari. Ritorniamo in studio andando da Giuseppe Bernardo. Sì, andiamo stavolta a guardare i social della Juve Caserta. Partiamo da Daniele Cinciarini, che è stato protagonista in partita e tornava dopo un infortunio. Ha scritto un post molto importante su Facebook, nel quale ha detto: dopo le vittorie nel periodo di Natale e Capodanno abbiamo passato un ottimo San Valentino, quindi dice che le feste ci portano bene. L'importante però sono stati due punti, con la speranza di tornare a festeggiare insieme ai nostri tifosi, che sono stati fondamentali, e approfitto per ringraziare tutti. Forza Juve Caserta. E poi andiamo a guardare i vari profili Instagram dei nostri giocatori. Questa è una foto che ha postato Bobby Jones contro Abdul Geddi. Due vengono dalla stessa università, dall'Università di Washington, che tra l'altro ha sede proprio a Seattle, città natale di Micah Downs. Mi ha scritto: è bello giocare contro un giocatore uscito dalla mia stessa università, anche se non abbiamo condiviso gli anni al college. E poi questa fotografia della schiacciata che ha piazzato a due mani, tra l'altro proprio sull'assist di Downs, ed è curioso perché c'è un commento da parte di Mike Cole che dice: fallo per tutti noi che abbiamo più di 30 anni, quindi è un incoraggiamento a dire ti vediamo che sei ancora in forma. E poi c'è anche il commento di Adegboy che dice: I see you, che è un modo di dire: vedo che stai facendo ancora il tuo lavoro al meglio. E poi c'è questa foto, che appunto di cui parlavamo prima, del placcaggio tra virgolette di Geddi a Siva, e Siva dice: però l'avevo chiamata prima io quella palla, quindi doveva essere la mia, invece tu mi sei venuto addosso. Questa invece è una foto dei due insieme a un amico comune che è venuto a trovare Peyton Siva in questi giorni, e hanno ricordato i bei tempi passati insieme. E poi la foto postata dal capitano Andrea Ghiacci, questa di un paio di settimane fa in realtà. Ghiacci è andato a fare un po' di allenamento autonomo alla Reggia e ha postato questa bellissima fotografia del parco del Palazzo Reale. E poi ieri si sono fatti tutti delle risate per questo errore grammaticale che appunto non so da chi sia stato effettuato, però ci ha fatto ridere tutti. È andato anche su Striscia la notizia, e Ghiacci giustamente si è divertito. E poi le foto di Gad, forse, che era il grande atteso per il ritorno dopo lo spavento che ci ha fatto prendere tutti. Finalmente posso tornare a dare una mano ai miei compagni.
Poi la bella foto dell'abbraccio e dell'urlo liberatorio con Capitan Ghiacci. E poi, questa mi ha fatto ridere perché da buon svedese, Victor Gadefors ha pubblicato una foto di Ibrahimovic che ieri sera era impegnato nell'ottavo di finale con il suo Paris Saint Germain. Ci siamo fatti una scorpacciata di social, dobbiamo andare in pubblicità. Ma i tatuaggi li avevi già o li hai fatti per il nostro ospite? No, li ho fatti successivamente quando sapevo di... Stamattina. Pubblicità, torniamo fra poco. In studio, Marco, volevi chiedere ancora qualcosa a Mike con il tuo inglese eccellente? Sì, volevamo chiedergli in effetti le difficoltà che hai avuto quest'anno a giocare in differenti ruoli, glielo chiamo direttamente. How was this year for you to play like shooting guard, like forward, like play sometimes? It's been great, you know, it's been really fun to, you know, play different positions on the floor and just, you know, explore new ways of my game. You know, I've never played the point guard before, you know, in a real game professionally. I haven't practiced, but you know, that was really fun to do that and just, you know, help the team in other ways. It's really cool and it's been a blessing. Dice che si è divertito perché diciamo che è uno stimolo per lui fare, diciamo, misurarsi in diverse posizioni. Poi dice: non avevo mai giocato da playmaker, mi ero allenato, ma in una gara da professionista non l'avevo mai fatto. E è una cosa che gli è piaciuta perché appunto ha dato una mano alla squadra in un modo diverso rispetto a quello che è abituato e quindi gli è piaciuto. Altra domanda, se volete, per... Però basta, Mike. È l'ultima gioco. L'ultima, poi mi sono bruciato il posto. Volevo chiedergli, visto che lui non è il primo anno che gioca in Europa, ha giocato già in Spagna dove è stato nominato miglior rookie dell'anno nel 2012, ha giocato in Russia. Volevo chiedergli le differenze tra campionato italiano, russo e spagnolo, quale vede migliore come campionato, dove si è trovato meglio per le sue caratteristiche. Giuseppe Bernardo. You played in Russia, Spain and this year in Italy. Which one is the best championship for you? You know, everyone says that the ACB is the best league, but you know, each league has its good parts and, you know, strong parts, and I'd probably have to agree and say, you know, the ACB is probably overall the strongest league, but the VTB league also that I played in last year is really strong as well. You know, this league's a fun league, it's an up and down league, and you know, there's some strong, really strong teams, but I'd probably say ACB has been the strongest. Dice che ogni campionato ha le sue difficoltà e che chiaramente ogni campionato è fatto a modo suo, però lui dice: se proprio dovessi fare una classifica, metto la Liga ASB al primo posto, la VTB, il campionato russo al secondo e poi il campionato italiano. Alessandro, secondo te dove gioca meglio Mike, in che ruolo? Beh, Mike è sicuramente un'ala piccola che ha dell'atletismo la sua arma migliore, tira anche discretamente da tre punti, ma quando viene fatto decollare da Peyton Siva diventa veramente inarrestabile. Poi ha anche delle buone letture di gioco in penetrazione, lo ha dimostrato nell'ultima azione contro Bologna, sa trascinare il pubblico, sa trascinare i compagni, direi che è un'ala piccola completa che riesce sia a attaccare che a difendere. Un giocatore che può fare veramente bene in qualunque tipo di squadra e sinceramente sono contento di averlo qui a Caserta. Lo siamo tutti. Mike, what do you think in summer, during the summer, when you come here in Caserta? Why Caserta? Perché abbiamo chiesto perché sei venuto a Caserta? Cosa hai pensato quando hai accettato l'offerta di Caserta? I thought it was a great opportunity for me professionally to, you know, expand my career and, you know, play somewhere new and really just have a good year professionally playing basketball, you know. Thought Caserta was a pretty nice city so far, you know. It was weather's really great. It's probably been the best weather anywhere I've played. The food? Huh? The food? Oh, the food's great, you know. I really like pizza a lot, so you know, that was really a plus coming here where they make really great pizza, so. Dice, quando ha scelto Caserta, dice, ha accettato subito l'offerta perché poteva essere per lui un'opportunità per allungare la sua carriera qui in Europa ed erano quelle le sue intenzioni. Poi dice, fino ad ora a Caserta mi sono trovato anche molto bene, dice, il clima è fantastico, però cosa ancora più importante, c'è il cibo che è buonissimo, mi piace molto la pizza e questo è stato veramente un elemento in più che gli ha fatto, come dire, lo ha fatto essere contento di accettare la proposta. We have the best pizza of the world. Trust it. It's pretty good. I like it. Okay. Alessandro, Victor Gadefors ormai una certezza, con l'aiuto della regia vediamo anche una schermata che lo riguarda. Intanto è una storia da raccontare perché due settimane fa ci sono stati veramente dei momenti prima della partita contro Cremona, lo ha dichiarato Dell'Agnello, lo ha dichiarato anche lo stesso Maica, che hanno temuto per la sua incolumità. Due settimane dopo torna a giocare e segna il canestro decisivo.
contro la squadra che l'ha portata in Italia. Ma comunque Victor Gadefors è diventato... Un po' come all'andata, scusami se ti interrompo, un po' come all'andata, sì, ti ricordi quelle triple all'andata. 14 su 14, 14 punti e 14 rimbalzi. Ha un po' il dente avvelenato. Sì, con, sì, con un po' sì. Non è finita neanche molto bene tra lui e la Virtus. È vero, vero. 14 più 14 fece la partita di andata. Ma Victor è diventato un giocatore fondamentale per questa Juve Caserta. Io l'ho definito il soldatino. Ogni volta che scrivo su di lui lo definisco in questo modo, perché penso che sia appunto uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe, perché sta sempre al suo posto, fa le cose importanti, quelle cose che non vedi magari in mezzo al campo e sulle statistiche, che però lo fanno reputare importante, quei cosiddetti intangibles. E in difesa ci dà sempre dentro, non prende dei tiri che possono essere assurdi per un giocatore come lui, è praticamente uno che sa sempre quello che deve fare e lo fa bene. Faccio finta di aver capito quando hai detto intangible, poi me lo spieghi dopo. Va bene. C'è una giocata che ci piace molto ormai, il taglio di Victor Gadefors. Abbiamo un replay che riguarda proprio l'ultima azione, il possesso concesso a Mike Downs, e la partita di Avellino la rivedete con più o meno la stessa azione. Alessandro, me la commenti? Qui abbiamo visto il canestro di Avellino e fu importantissimo nel finale. Qui un altro canestro altrettanto importante, sembra una giocata preparata. Parlavamo di intangibles? Ecco a te l'intangibles, il taglio, ecco, che appunto diciamo quei dettagli che tu magari a occhio nudo non vedi, che però poi ripensandoci, riguardando l'azione, vedi che è stato veramente importantissimo per l'andamento dell'azione e della partita stessa. Perché molti giocatori nel caso non hanno quella tempistica giusta per poter fare quel taglio, mentre invece Victor, tagliando in quel momento, è riuscito a dare sia nell'azione contro Avellino che nell'azione contro Bologna una linea, la linea di passaggio giusta per poter arrivare a canestro, e quindi arrivano i due punti. Ecco, tra l'altro entrambe nell'ultimo quarto, esatto, ma sì, proprio nei miei ultimissimi minuti. Did you prepare this, Mike? L'avete preparata questa? No, I wasn't prepared. You know, it's just something that happens. Victor's really, what he says about the intangibles, you know, he's really one of the most important guys on our team for that type of stuff. He always makes these great cuts and these important plays for our team, and especially important moments. You know, it's the second time this year. Dice che diciamo, completamente d'accordo con quello che ha detto Alessandro riguardo appunto le intangibles, cioè quelle giocate che tu non vedi. È sempre pronto, dice, nel momento in cui viene chiamato in causa. Dice, le azioni non l'hanno preparata, sono tutte fuori così, però questo è frutto, diciamo così, della loro intesa e del fatto che lui si fa trovare sempre pronto, lì sa sempre qual è la cosa giusta, sa leggere molto bene le situazioni. Alessandro, è voluta la giocata finale Downs-Gadefors? È voluta in un certo modo, perché c'è bisogno di intesa per quella giocata. Però, ripeto, è stato bravo Mike a buttarsi dentro, è stato bravo Victor a tagliare al momento giusto. E quindi si è creata la situazione con la quale Caserta è riuscita a sorpassare Bologna. Hai dato dei voti, come di consueto, ai nostri ragazzi. Se qui non c'è il servizio, li commentiamo insieme con l'aiuto della regia e della schermata. Chi è il migliore lo leggiamo, chi è il peggiore, come mai? Ma il peggiore è anche brutto dire il peggiore, perché fondamentalmente non è che ha giocato una partita così brutta il nostro caro Marco Giulio, gli ho messo 6-. Però rispetto a tutti gli altri è stato quello che è risaltato un po' di meno. Ho dato un 6 più a Bobby Jones, che in attacco non sarà stato... non avrà dato un grande aiuto, però in difesa, soprattutto nell'ultimo quarto, ha dato molto a Pittman. Mentre invece Micah Downs è stato importantissimo nel primo e nell'ultimo quarto, cioè praticamente i quarti migliori della Juve, secondo mio modesto parere, è stato importantissimo per la vittoria finale. Sì, va 7, gli do il 7 per i 10 assist e il 10 di plus minus, però è stato un po' confusionario nella partita di domenica. Il 6 a Cinciarini che rientrava, la sufficienza per lui? Sufficienza, perché è stato, ha sparacchiato un po' rispetto al solito, 1 su 6 da 3 punti se non vado errato, però è stato importantissimo in difesa, ben 5 palloni recuperati. Victor Gadefors ovviamente 7, perché l'abbiamo detto, i suoi intangibles, avevo detto il suo lavoro sporco, che il non tiro della vittoria, il tiro della vittoria. Poi Dario Hunt, che è stato nei momenti difficili della Juve, è stato un po' l'ancora di salvezza, perché si riusciva ad arrivare a canestro in alcuni momenti soltanto con la sua dinamicità, e quindi ha permesso alla Juve di non andare ancora più giù nel punteggio rispetto a Bologna. Bel duello anche con Pittman, che forse non si aspettava di trovarsi un giocatore che
magari nella sua metà campo gli ha creato un po' di problemi poi. E doveva aspettarselo invece, perché già all'andata gli ha fatto vedere i sorci verdi. E al ritorno invece lo stesso Dario è riuscito a vincere di nuovo il confronto, anche se Dexter Pittman, uno dei centri forse migliori del campionato, se in forma, non era al 100% della condizione, possiamo dirlo questo. E con le immagini dei sorci verdi in campo chiediamo invece a Mike cosa pensa dei suoi sostenitori. Mike, what about your fans? Fans are great here. You know, when I first came here, you know, Ice, the captain, he told me about the fans and he said it's the best in the league, and you know, I think we've experienced that this year. They really helped us out in some close games and they're really great fans, so. Dice che da quando è arrivato chi l'ha istruito sui tifosi è stato Andrea Ghiacci, che ha detto che i tifosi di Caserta sono i migliori in tutto il campionato, e poi ha detto la cosa più importante è che ci sono stati vicini nelle gare che hanno contato di più, cioè tutte in realtà. Però dice la cosa che appunto gli piace è che i tifosi sono molto caldi, stanno sempre molto vicino. Gli chiediamo anche a questo punto qual è la partita che ricorda con più piacere. What's the game that you remember with more pleasure this season? That's a hard one to answer. You know, we've had a lot of games that have been up and down, and some close games that we should have won, and some games that we came back that we probably shouldn't have won. You know, maybe the Avellino game, for example. You know, that's a game that we're not supposed to win, but we fought for it, and that's probably one of the most memorable games so far. You know, but we've had a couple other that have been really tough too. Dice che la gara che ricorda più piacere è chiaramente quella di Avellino, perché era una gara che non dovevano vincere, però sono rientrati in campo dopo l'intervallo convinti di poter fare qualcosa e poi alla fine effettivamente ce lo ricordiamo tutti quello che è successo. Dice però le gare sono state tutte combattute, ci sono state gare in cui hanno vinto di pochi punti con uno scarto diciamo esiguo, altre gare in cui hanno dovuto combattere per vincere, tipo quella di Avellino, quella di Torino, che appunto si aggiunge come grande rimonta, però quella, il derby diciamo, è la gara più importante. Saranno contenti i tifosi. E sta diventando un'abitudine, immagini sempre inedite, sempre emozionanti. Vediamo insieme allora i time out di coach Dell'Agnello. Bello, perché parlano di film, di fatti loro. Ormai no, fatto... l'accento di coach Dell'Agnello gli piace perché gli ricorda i film italiani che ha visto. What do you think about your coach? He said some weeks ago that you have a special relationship. Yeah, you know, I think we kind of. Aspetta che la traduco. Del coach Dell'Agnello gli ha chiesto cosa riguardo il loro rapporto, perché coach Dell'Agnello ci disse qualche settimana fa che loro hanno un'intesa particolare. Gli chiedemmo qual è il giocatore con cui hai fatto più, hai stretto di più. Gli disse proprio Mike. Yeah, you know, I think we have a good relationship. He gets on me hard in practice sometimes, and sometimes I'll get, you know, maybe say something back at him. But
it's all competitive, and you know, it's all because we want to win, and it's all because he wants to teach and have us learn. So, you know, I think our coach has done a really good job of managing our team and managing the situation with the injuries and players coming in and going. So. Dice che gli piace il rapporto che ha con Dell'Agnello perché li tratta come se fossero, come dire, insegna molto, ecco, vuole insegnargli continuamente qualcosa ed è una cosa che lui apprezza molto. E poi dice, diciamo gli piace proprio il rapporto che hanno nel quotidiano che stanno costruendo giorno dopo giorno. Giuseppe, ritorniamo ancora una volta da te, mi dispiace non farti respirare. Saluto protagonista, un piacere, un piacere. Abbiamo tre fotografie del nostro protagonista qui in puntata, le facciamo vedere, sono delle foto che lui ha postato sul suo profilo Instagram nel corso del tempo che noi siamo andati a spiare proprio per mostrarvele. Questa è una foto che lo ritrae con sua moglie, la sua attuale moglie, all'epoca avevano 18 anni ed erano all'ultimo anno del college, dopo lui ci commenterà quello che ne pensa. Poi questa è una fotografia, lui ha i tatuaggi che lo contraddistinguono, ma ne ha uno che è molto importante, che ce l'ha sul lato della mano ed è lo skyline di Seattle, che è la sua città. E poi la foto che lo ritrae con Doc Rivers e Kevin Garnett nella sua seppur breve esperienza in NBA, quello che ha in braccio chiaramente suo figlio, e vogliamo sapere da lui qual è, diciamo, il suo pensiero riguardo la NBA, il mondo dell'NBA che lui ha assaggiato soltanto per pochi giorni. A few comments about the pictures. The first one. The first one, that was you know, that was back when I was in high school. I was 18. I was a young little baby back then. And that was my girlfriend at the time, is my wife now. We've been married for 5 years, and it's a long time ago. Riguardo alla prima foto, dice che è passato tanto tempo, avevano 18 anni, ora all'epoca erano solo fidanzati, ora sono sposati da 5 anni, hanno anche due figli, quindi dice è passato veramente tanto tempo. Però sembra sempre uguale, io ho detto prima, sembra il tempo non sia passato. Ok, this one. What about love for Seattle, for your city? It's my city, man, you know, that's where I'm from. I love it. It's a great city. It's really fun. There's a lot to do. What does it mean to be from Seattle? I don't know if it means to be anything, but you know, people that are from Seattle, they're really proud to be from Seattle. It's a, like I said, it's a beautiful place. There's a lot to do. It's a wealthy city. You know, there's a lot of really big companies in Seattle, and I don't know, Seattle's amazing. You know, I really recommend if anybody ever comes to America from Italy or anywhere, come to Seattle. It's a great place. Great food, great everything. Dice che la città è semplicemente bellissima, dice, non è che significa qualcosa molto di particolare essere di Seattle, però è una città che ha molte cose, ha tante cose da fare, ci sono tante aziende famose che sono proprio di Seattle, una è Starbucks in particolare, questo lo dico io, non l'ha detto lui, però dice, la consiglio a tutti, perché dice se doveste trovarvi negli Stati Uniti venite a Seattle perché non ve ne pentirete. You seem a bad boy here. You seem a bad boy. Sì, sembra un cattivo ragazzo. And, l'ultima della sua esperienza in NBA, what about your NBA adventure? It didn't last too much, but... Yeah, you know, it was a great experience for me in my basketball career. It was a blessing to even be a part of such a storied organization like Boston. You know, they have so many championships and they've had so many legends and great players come through. And I mean, Doc Rivers is a Hall of Fame coach, in my opinion. He's one of the best coaches in the NBA. And it was just an awesome experience. And, you know, this was actually after I was finished with them and I was playing in the D League. We went to Boston because my D-League team was pretty close. So we went to Boston and I wanted my son to meet these guys. So they got to meet Doc Rivers and Kevin Garnett, who's one of my favorite players of all time. So it was really great. Dice che l'NBA è durata poco per lui. Questa è un'immagine che hanno scattato quando lui in realtà aveva finito il suo contratto con Boston, era già in D-League. Però dice è stato per lui un onore giocare con con la franchigia che ha vinto più titoli in assoluto in NBA e con persone come Doc Rivers, che per lui è un allenatore che vale l'Hall of Fame, e il suo giocatore preferito di sempre, che è appunto Kevin Garnett, e voleva che suo figlio incontrasse queste due persone in particolare per, come dire, poi ricordarglielo in futuro. Io creerei un nuovo format con Giuseppe Bernardo, sì, che fa commentare agli ospiti il voto del loro passato. Forse l'hanno già fatto, forse Paolo Bonolis lo faceva su Canale 5. Ci proiettiamo verso il prossimo turno, che non è la settimana prossima, non si gioca domenica, c'è la Coppa Italia e noi non partecipiamo. Ci proiettiamo verso la settimana successiva, l'abbiamo voluto fare perché mercoledì prossimo non andiamo in onda perché non si gioca, però volevamo ascoltare coach Gennaro Di Carlo, un casertano cresciuto al Palamaggio che ora allena in Serie A la panchina di Capo d'Orlando. Sentiamo le sue parole, poi le commentiamo insieme. Allora, come si sta lontani da Caserta? Si vive sempre, dico io, combattuti, no? Uno come me, che comunque è vissuto dentro il Palamaggio da
patente in memoria, credo dall'84-85, sono praticamente lì giù al Palamaggiore, sono stato lì giù al Palamaggiore, sono uscito nel 2001 ininterrottamente, sono fatto lì la trafila delle giovanili, ho allenato le giovanili, poi con la prima squadra, tifoso e quant'altro, è chiaro che si soffre. E dall'altro però purtroppo per l'attività che uno poi dopo sceglie di intraprendere, cioè quella di allenatore, è chiaro che l'optimum sarebbe magari un giorno essere profeta in patria, però oggi uno la deve vedere come una delle tante opportunità di lavoro. Dunque quando non giochi contro Caserta ti informi sempre sui risultati, poi quando ci giochi contro la devi evidentemente considerare avversario, cosa che succederà tra due settimane, insomma. Ecco, visto che la stai studiando, la segui quando non segui Capodorlando, come ti sembra questa squadra? Adesso abbiamo perso Metreveli, che tu conosci molto bene. Secondo me Caserta sta facendo un gran campionato. È chiaro che le aspettative del tifoso casertano, essendo casertano so bene di che cosa parlo, sono sempre aspettative molto alte. Secondo me Caserta sta facendo una stagione molto positiva. Voi avete operato sul mercato, avete pescato un jolly con Botright che vi ha fatto vincere una partita, insomma, domenica scorsa. Che cosa ne pensi nello specifico di queste porte sempre scorrevoli nel mercato? Allora, secondo me si è sempre potuti cambiare americani, si è potuti sempre tagliare americani e quant'altro. Dunque il cambio così in sé per sé, secondo me, è utile per migliorare evidentemente qualche cosa che può essere non andato bene. Vincenzo Esposito, Gennaro Di Carlo, sono casertani e però allenano altre squadre. A Caserta c'è un mezzo casertano, noi lo consideriamo così, Sandro Dell'Agnello. Quanto lo conosci e cosa ti aspetti dalla sfida che arriverà a fine febbraio? Guarda, Sandro lo conosco innanzitutto, vabbè, per il suo temperamento da giocatore, quando giocava a Caserta, è chiaro che la conoscenza risale a quei tempi. Da allenatore abbiamo avuto possibilità di scontrarci l'anno che io ero allenatore in Lega 2 a Sant'Antimo, lui era a Brescia e ci si è scontrati sul campo. Vedendo giocare Caserta è chiaro che Sandro è diventato allenatore più bravo, ma l'imprinting di essere, come dire, di avere una squadra che sia sul campo estremamente solida e sanguigna, perché lotta fino all'ultimo possesso e fino all'ultimo secondo, è un imprinting di Sandro Dell'Agnello. Dunque mi aspetto a Capodorlando una partita tosta, una partita di grande intensità agonistica e che secondo me alla fine sarà anche una bella partita, alla quale chiaramente io spero di uscirne vincitore. In estate accetterai ancora di fare il vice o vuoi a questo punto una panchina per fare il capo allenatore? Ma guarda, con molta franchezza ti dico, a Capodorlando vogliamo salvarci. Seconda cosa, credo che sia incido in questo discorso e quindi nella salvezza il discorso di avere un rinnovo contrattuale da capo allenatore. È chiaro che in questo momento sono orientato a fare questo. Dunque se ci dovessimo riuscire a Capodorlando a salvarci, vuol dire che forse alla fine magari avrò fatto anche un lavoro decente. Dunque l'anno prossimo mi rigiocherò le chance per fare il capo allenatore in Serie A con tutte le energie e con tutta la determinazione che credo mi contraddistingua. Dunque credo che questa sia una bella opportunità e cercherò di non farmela scappare. Ultima volta per questa puntata, ritorniamo da Giuseppe Bernardo per un'ultima chicca. Sì, visto che ieri è stato il compleanno del più grande che ha vestito la maglia della Juve Caserta, ovvero Oscar Schmidt, ha compiuto gli anni ieri e su in rete girava questo video che tra l'altro è stato ricavato grazie alle immagini di Armando Serpe, che ha fatto un lavoraccio negli anni per ritrovare queste immagini. Questa è una diciamo è un video che tra l'altro penso riuscite anche ad ascoltare. Ed è un video che appunto ritrae tutta la squadra dell'allora Juve Caserta che appunto cantava la canzoncina di buon compleanno ad Oscar. A te. E lui tra l'altro ieri ha anche ringraziato tramite Facebook, perché c'è la pagina appunto gli Oscariani che appunto è dedicata proprio a lui. Lui ha ringraziato tutti con un unico messaggio: ha detto siete stati in troppi, non potevo rispondere a tutti. Lo avevamo preannunciato che sarebbe stata una puntata speciale, lo è stata. Ringraziamo uno per uno, cominciando dal collega giornalista Alessandro Vito per la sua presenza. Ci ritroviamo prossimamente. Assolutamente, io ringrazio voi per avermi chiamato come ospite in questa puntata e ringrazio anche tutti i telespettatori che sono qui a seguirci. Grazie all'ufficio stampa della Juve Caserta che ci accontenta sempre, ci ha concesso Mike Downs. Grazie. Thanks. See you soon. Thanks for having me, it was fun. È stato divertente, meno male. Ha tradotto anche questo. Grazie a Giuseppe Bernardo. Fino all'ultimo. Grazie a voi. Ritroviamo tra due mercoledì con Roberta. Grazie a te. Grazie ai nostri telespettatori. Noi ci lasciamo con una chicca. L'avete forse già vista in rete, le due interviste doppie. Coppia, Ghiacci Giuri e
Ant Gaddefors. Li vediamo insieme, poi ci rivediamo fra due mercoledì, forza Juve Caserta, sempre. Arrivederci. Arrivederci.